Buongiorno, eccoci di nuovo assieme. Ieri abbiamo visto la lavorazione, cioè le diminuzioni che si fanno in una maglia e in una manica che abbia la manica a giro. Oggi invece vediamo le diminuzioni sia nella maglia che nella manica con le diminuzioni a raglan. E sapete che il raglan è quel giro, diciamo, manica che va in obliquo, cioè va a finire sino al girocollo. E più o meno le indicazioni iniziali sono sempre le stesse. Come vi ho detto ieri, qui dovrete diminuire i punti che corrispondono più o meno a 1,5 cm, 2 cm, e poi continuate sempre diminuendo un punto sino ad arrivare alla fine della vostra maglia, cioè all'altezza che voi avete deciso di fare la vostra maglia, cioè quella che è la vostra misura. Mentre ieri vi ho detto che io lo faccio sempre, è necessario ma non indispensabile, qui direi che è indispensabile diminuire i punti, non i primi, ma quelli che voi andate a diminuire ad uno per uno, diminuirli, cioè ad uno per uno tutti i diritti del lavoro, tutti i ferri, ma tutti i ferri diritti, li dovete andare a diminuire sempre sul terzo e quarto punto all'inizio, sul terz'ultimo e il quart'ultimo. A inizio ferro, come ho detto ieri, farete 2 punti diritti, un gettato, cioè un punto lo prendete senza farlo, il terzo, il quarto, scusate, il quarto lo lavorate e accavallate il, ho detto gettato, mi sono sbagliata, un accavallato, scusatemi, ricominciamo da capo. Il primo e il secondo punto lo fate a diritto, il terzo punto lo lavorate senza farlo, il quarto punto lo lavorate a diritto, indipendentemente da quella che è la lavorazione della vostra maglia, cioè il punto o traforato o lavorato che state facendo. E quindi abbiamo detto il quarto lo fate diritto, accavallate il terzo punto sul quarto. A fine ferro invece prendete il terz'ultimo e quart'ultimo punto assieme e poi lavorate il penultimo e l'ultimo a diritto. Io il primo punto non lo lavoro mai, voi fate come meglio credete, a me viene meglio non lavorarlo perché rimane più rifinito, però insomma sono cose che si possono anche ovviare. Quello che invece vi dico è strettamente indispensabile per poi poter cucire bene la manica al davanti e al dietro della maglia è non diminuire mai sul primo punto, ma diminuire sempre tra il terzo e il quarto. E dovete fare una diminuzione tutti ogni ferro diretto, sin arrivare appunto alla lunghezza. Vale il discorso che ho fatto ieri per la maglia, ve lo ripeto, se voi vedete che questo pezzo, in base ai punti che voi avete nella maglia, vi rimane troppo largo e di conseguenza diminuendo un punto solo nel diritto vi viene troppo lungo, in base alla misura che dovete fare, allora quando arrivate sempre più o meno a questa altezza, cioè avevamo detto circa nel raglan facciamo anche 8 cm o meno, dipende sempre in base ai punti che vi rimangono. Anche qui diminuirete, se la maglia è larga, diminuirete al diritto, al rovescio e al diritto. Saltate il rovescio e di nuovo al diritto, al rovescio e al diritto. Cioè per 3 ferri tutti i ferri. Il quarto ferro lo saltate in modo da restringere un pochino e tutto sommato la manica vi fa leggermente, lievemente questo lavoro, cioè facciamolo qui, questo è il collo, questa è la manica così come l'abbiamo disegnata qua, diminuendo invece qualche punto in più la manica vi dà un leggero, ora lo evidenzio tanto per far vedere, ma una leggera rotondità così, che tutto sommato non guasta, però dipende tutto dai punti che voi avete e dai punti che dovete raggiungere. Non finite mai, fate poi le diminuzioni del vostro collo così come avete deciso di farlo, se più scollato, meno scollato. L'importante è che voi qui terminiate con 3 punti, cioè con i 3 punti che vi siete portati dietro
dall'inizio della diminuzione, perché questi tre punti poi vi serviranno per unirvi alle maniche e unirvi al dietro, cioè la cucitura rimarrà molto più semplice. E questo per quanto riguarda il davanti e per quanto riguarda il dietro, è la stessa identica cosa. Ora passiamo alle maniche. Per le maniche vi voglio insegnare un sistema che io ho adottato da parecchio tempo. Non so se è stata una mia idea, se è stata una, chiamiamola, necessità, poi vi dico perché, o non lo so, l'ho sempre fatto così e non mi ricordo nemmeno come mai poi le cose sono andate a finire così, però vi assicuro che la manica raglan fatta così viene molto meglio, perché allora la vostra manica è fatta così, con gli aumenti, le diminuzioni saranno sempre uguali, le stesse diminuzioni che voi avete fatto, non riesco a prenderlo, qui nel davanti e nel dietro, gli stessi punti che avete diminuito qui devono corrispondere ai punti che voi andate a diminuire qui, e le righe che voi fate per diminuire la manica, ho esagerato, va bene, per diminuire la per restringere la manica, devono essere più o meno, e qui vi dico più o meno, poi vi spiego perché, le stesse che voi andate a fare qua. Se qui, da qui a qui, avete fatto, ipotizziamo, 50 ferri, tra andata e ritorno, anche questi dovrebbero, e dico dovrebbero essere 50 ferri. Perché questo? Perché se voi andate a mettere, ad attaccare la manica così alla vostra maglia, la manica vi verrà, a vederla doppia, vi verrà fatta diciamo così, però non verrà questo giro, dovrebbe venire questo giro rotondo, ma verrà molto diritta, e questo non sta bene. Allora cosa dovete fare? Intanto non dovete finire i punti a zero, ma dovrete avere i tre punti delle diminuzioni così come fatto nel davanti e nel dietro. Così, i tre punti. E poi dovete finire qui il lavoro con i tre punti delle diminuzioni di sinistra, i tre punti delle diminuzioni di destra e nel mezzo lasciare almeno come minimo 5-6 punti. Però andiamo a centimetri come abbiamo fatto nell'altro video, perché altrimenti in base al... diciamo che in tutto, tra questo e questo, i punti che lasciate nel mezzo, almeno 3 centimetri, 3-4 centimetri ci devono essere tra i tre punti finali, i tre punti iniziali e i punti che rimangono nel mezzo. Lasciamo stare i punti, ma parliamo di centimetri, 3-4 centimetri che dovrebbero andare da qui a qui. Però, come vi dicevo, la manica rimane molto... scusate il telefono, nel frattempo ho rifatto il disegno della manica, va bene, qui con le diminuzioni, così. Ecco, dicevo, lasciate questi 3-4 centimetri totali e la manica non dovete andare a diminuire, come vi ho detto, nel davanti e nel dietro, sempre un punto per parte, sino alla famosa misura dei 4-5 centimetri, facciamo anche 5 centimetri, quando avete ancora 5 centimetri da lavorare, dovete cercare di dare alla manica un po' di rotondo. E questo lo potete fare in due modi. Uno, come vi ho detto nel davanti, diminuire un punto ogni ferro per tre volte, saltare il quarto ferro e rifarne altri tre, in modo che prenda un pochino di giro. Però, se voi volete che la manica faccia, dia proprio il senso della spalla, cioè faccia questo lavoro, perché in pratica la vostra spalla arriverà qua e arriverà qua. Se volete che la manica, pur essendo una manica raglan, non a giro, ma dia proprio la sensazione di questo giro, altrimenti vi resterebbe più diritta, dovete fare una cosa. Quando siete sempre a questa altezza, a
ai 5 cm, 4 cm prima della fine della vostra maglia, dovete diminuire anche dei punti centrali qui. Non tanti, ne bastano giusto 6, 8 al massimo. Come fate? Mettiamo che la vostra lavorazione sia tutta a rasato, però anche se fosse un punto lavorato, un punto traforato, non ha importanza. Voi tenete i tre punti centrali della manica. La vostra manica, diciamo che è a questa altezza, 41 punti, 31 punti, non so. Voi considerate tre punti centrali, per cui avrete 38 punti. Questi 38 punti ne avete, scusate, 38, sì, 20, 18, sì, avete 38, no, 38 punti per parti, che diviso 2 sono 19 punti. Avrete 19 punti da questa parte destra, 19 punti dalla parte sinistra, i tre centrali li andate a lavorare sempre a maglia rasata, così come fate da questa parte. I 19 li lavorate, continuate con la vostra lavorazione, mettiamo che sia trecce, continuate a fare le vostre trecce. Da questa parte continuate a fare le vostre trecce, questi tre punti centrali li fate invece a maglia rasata e andate a diminuire ogni 4 ferri, anche ogni 6, un punto per parte sul primo punto e un punto sull'ultimo punto. Per questo, siccome capisco che potrebbe non essere semplice, vi faccio un piccolo imparaticcio e così vi faccio vedere come dovete fare, sia per arrotondare qua che per dare questo senso di spalla alla vostra manica. Vi preparo un imparaticcio e ve lo faccio vedere. Ecco, vedete, ho fatto proprio un campione di 41 punti, così come vi avevo detto, in modo da insomma, parlare sempre degli stessi numeri, così non vi trago in inganno, non vi do confusione, più che altro, non vi faccio confusione. E quindi dicevamo, dobbiamo lavorare sui punti centrali, abbiamo detto che sono 19, 19 e 3 centrali. Allora, nei 19 iniziali naturalmente dobbiamo fare anche la diminuzione della manica raglan e quindi faremo, vi ho detto, io il primo non lo lavoro, faccio a diritto il secondo, il terzo senza lavorarlo, faccio il quarto e a cavallo il terzo sul quarto, quindi sarebbero 4 punti, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vi ho detto 19 perché in effetti 19 punti, bisogna fare 19 punti per arrivare ai tre centrali, però siccome nei tre centrali dobbiamo anche andarne a diminuire uno per parte rispetto a questi tre, ne faremo 18 e il ventesimo e diciannovesimo punto li prendiamo assieme così, poi facciamo il ventunesimo, il ventiduesimo, facciamo un accavallato, passiamo a diritto, lavoriamo l'altro e lo accavalliamo e a questo punto dovremmo avere 19 punti, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, perché il diciannovesimo esatto l'abbiamo diminuito. Finiamo il nostro ferro e facciamo la diminuzione raglan a fine ferro. Prendendo assieme terz'ultimo e quart'ultimo, lavorando a diritto gli ultimi due, penultimo e ultimo. A questo punto voi vedrete che oltre le diminuzioni che facciamo qui dai lati della vostra manica, siamo andati a fare due diminuzioni anche nella parte centrale. Adesso continuate la lavorazione per 4-6 ferri, anche lì dipende dal numero di ferri e dal filato che voi avete utilizzato. Secondo me con il 3,5 come sto lavorando io occorrono 6 ferri, per cui adesso voi continuate per questi 6 ferri a fare la diminuzione a inizio e a fine ferro, ma non centrale.
Ecco fatti i sei ferri. Inizialmente, quando vi ho detto di fare le diminuzioni e poi vi ho detto se vi trovate a questo punto che avete ancora tanti punti, cioè la manica è molto larga, vi avevo detto di farli tutti per tre ferri, tanto dal diritto che dal rovescio, cioè diritto, rovescio, diritto, poi saltare rovescio, nuovo diritto, rovescio, diritto. Ok, se invece vedete che la manica si sta stringendo troppo, fate il contrario, cioè fate, anziché fare tre diminuzioni di seguito, ne farete una sul diritto, poi farete rovescio e diritto senza fare diminuzioni e sul rovescio rifarete la diminuzione, cioè tre ferri, il contrario di quello che abbiamo detto prima, tre ferri senza diminuzioni, il quarto ferro una diminuzione, di nuovo tre ferri una diminuzione. Questo se vedete, e dovete vederlo voi in base a come è il vostro lavoro, le vostre misure, se la manica vi sembra che stia stringendo troppo. E questo vabbè, detto per inciso, quindi proseguiamo a vedere come il lavoro delle diminuzioni centrali. Io ho continuato, vedete, a fare la diminuzione laterale, ma non ho più fatto quella centrale, che l'ho fatta solo lì. Adesso facciamo sempre la stessa cosa, diminuiamo per il raglan, facciamo tutti i punti diritti sino ad arrivare un punto prima dei tre centrali, basta che guardiamo il terzo centrale, quello, quindi ancora tre punti, magari vi mettete, se avete difficoltà, vi mettete un marcapunti nei tre punti centrali. Vedete, questi sono i tre centrali, io devo diminuire questo punto, per cui prendo assieme i due punti, ne faccio uno e faccio un accavallato semplice. Mi finisco il mio giro facendo a fine giro la diminuzione sul terzultimo e quartultimo punto, prendendo assieme il terzultimo e il quartultimo punto. Penultimo e ultimo e continuate così, continuate sino ad avere, abbiamo detto, almeno 3 centimetri in tutto, anche 4 direi che possono, vi avevo detto 3 o 4, facciamo 4, facciamo anche 4 o 5, dipende questo se fate il lavoro per una, diciamo che 4 o 5 i punti qui. E dipende, se voi fate il lavoro per un bambino saranno 3 o 4, se lo fate per un adulto saranno 5. Diciamo, può andare dal 3 ai 5 centimetri in base alla persona alla quale fate il lavoro. Voi continuate facendo questi 6 ferri e facendo le diminuzioni, vedrete che il vostro lavoro prende la rotondità. Se vi sembra, sempre in base al vostro numero di ferri e in base al numero di giri che dovete fare, che prende poco rotondo, lo fate anche ogni 4. Io adesso proseguo a farlo, cioè vi ho fatto vedere ogni 6, adesso lo faccio ogni 4 in modo da vedere come viene e potete constatarlo anche voi assieme a me. Ecco, ho fatto ancora qualche, naturalmente questi non sono i 4 o 5 centimetri, saranno 3, perché io sono partita da un punto, da un numero di punti minimo, ecco, ho mantenuto quei 41 punti perché vi avevo fatto l'esempio, ma insomma, intanto per capire, vedete che ho fatto le diminuzioni laterali da una parte e dall'altra, qui ho saltato un ferro, non so se lo vedete, tanto per farvi vedere, ogni 3, mentre qui era ogni 2, tutti i diritti, qui ho saltato, ho fatto una volta sul diritto, una volta sul rovescio, tanto di qua che di qua, spero si riesca a vedere, vedete che qui la diminuzione non c'è, mentre qui c'è tutti i giri, qui la prima l'abbiamo fatta ogni 6 giri, le altre le ho fatte ogni 4, perché con il mio filato e con i miei aghi veniva molto meglio, diciamo la proporzione era molto più esatta facendola ogni 4 ferri, vedete, questo però lo dovete vedere sempre voi in base al vostro numero di ferri, e guardate come viene la manica doppiata, vedete che comincia a prendere la forma della spalla, non è più diritta così come era qui all'inizio, come sarebbe stata, però essendo un imparaticcio non rende tanto, anche perché questo deve essere un pochino più lungo, però se voi guardate il vostro lavoro vedete che incomincia a prendere proprio il giro della spalla, cioè questo giro che vi dicevo qua, questo
vedete che incomincia a non essere più diritta, completamente diritta, ma prende un po' di rotondità che accompagna la spalla. Questo lavoro voi dovete iniziarlo quando siete all'altezza delle vostre spalle, cioè quando voi prendendo le misure vi rendete conto che dovete fare questo pezzo per coprire la vostra spalla. Partite, magari potete prenderlo proprio di regola, il primo un pochino più distanziato ogni 6 come ho fatto io e poi sempre ogni 4, se lo fate ogni 8 poi farete sempre ogni 6 e così via, non più di 4 ferri, cioè non meno di 4 ferri, nel senso la diminuzione non fatela a 2 perché sarebbe troppo, minimo, il numero di ferri minimo che dovete fare è 4, poi ne potete fare anche di più e questi punti li dovete lasciare in sospeso perché poi andranno a far parte del collo, aspettate che tolgo il ferro, ecco questi, andranno a far parte del collo che verranno così e faranno parte del vostro collo. Riprenderete poi i punti intorno al collo, li riprenderete nella manica che metà corrisponde al davanti, metà al dietro, poi li riprenderete dietro e gli altri li riprenderete qui nella vostra manica. Questi tre punti che vi ho detto di lavorare sempre a diritto andranno ad unirsi con i tre punti del giro manica e andrete a rimagliare appunto nascosto o in mezzo al secondo punto o tra il secondo e il terzo, in modo che vi resterà, guardiamo se riusciamo a farlo vedere così, ecco la vostra cucitura in pratica sarà così e sembrerà quasi un top down, sembrerà che voi abbiate fatto, vedete? Sembrerà che voi non abbiate nemmeno fatto la cucitura, ma sembrerà un lavoro lavorato a top down. Spero di essermi spiegata. È semplice a farsi, come dicevo anche ieri, più complicato a spiegare. A spiegare sembra tutto più difficile, però se voi fate come ho fatto io, un imparaticcio, e provate, vedrete che vi rimane tutto più chiaro. Ve lo dico sempre, se avete bisogno lasciatemi un messaggio nei commenti e vedo di aiutarvi come meglio riesco. Vi saluto, alla prossima.